la mano del gigante su quel petto di creatura scioglie tutta la paura e un rifugio di speranza. Un gigante lo sarà sembrato di sicuro davanti a quei piccoli pazienti. E non solo per l'altezza, il tecnico del Pescara, Massimo Oddo, ha dimostrato levatura e sensibilità. Questa mattina, insieme a una piccola delegazione di giocatori, tra i quali il capitano Ledia Memusciai, Vincenzo Fiorillo e il team manager Andrea Gessa, ha percorso il lungo corridoio del reparto di oncoematologia dell'ospedale civile di Pescara, portando il suo saluto a grandi e piccini. La sua onlus ha destinato una raccolta fondi per il sostegno delle attività in corso e oggi è avvenuto l'incontro con pazienti addetti ai lavori. Ti rendi conto delle difficoltà della vita, questa è purtroppo la cruda realtà di quello che può aspettare nella vita questi bambini, purtroppo. E niente, noi non è la prima volta per me venire in questi reparti, purtroppo è molto dura entrarci perché è facile la commozione, è facile non stare bene, però purtroppo fortunatamente noi siamo personaggi pubblici che possono con una semplice presenza magari regalare un sorriso, è poco, però nella durezza della vita che attende questi, cioè che c'è in questo momento per questi bambini, anche un semplice sorriso è importante. La solidarietà diventa sempre di più una risorsa indispensabile per le attività ospedaliere, sottoposte ai tagli governativi. L'AGBE ha ricordato anche in questa occasione quanto importante sia ogni piccolo gesto rivolto a chi si trova in difficoltà. Massimo Oddo e la Pescara Calcio diventano l'ennesima dimostrazione di come sia possibile migliorare la degenza in reparto e l'attesa delle terapie. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare Oddo per la sua presenza e la presenza dei calciatori che hanno portato un sorriso oggi al nostro reparto. Sono felicissimo di questa visita e appunto li ringrazio veramente di cuore. Poi sapete benissimo perché, qual è il nostro scopo e perché siamo nati. Noi siamo un gruppo di genitori che appunto si sono conosciuti qui al reparto di oncoematologia e abbiamo cercato di non abbatterci di fronte al dramma della malattia, ma cercare di dare un senso praticamente alla vita di questi bambini. Camminavano tra i sassi sotto il sole.